È stata presentata questa mattina presso Palazzo Fondi a Via Medina l'iniziativa Card Sì Turista nell'ambito degli eventi della rassegna Giugno Giovani promossa dal Comune. Il progetto, illustrato con l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente, è dell'associazione Sì Turista della tua città, nata nel 2011 per volontà di un gruppo di giovani napoletani che si sono riuniti con l'intento di far conoscere le bellezze della città. Negli anni hanno promosso visite guidate sul territorio, realizzato interventi di pulizia e fatto accoglienza ai turisti, organizzato campagne di comunicazione sulla lingua napoletana. Da oggi l'associazione lancia anche una card, accessibile a tutti, che prevede una serie di convenzioni con importanti realtà culturali e non solo, che operano sul territorio. Si offre la possibilità ai cittadini di potersi tesserare con una card e di avere accesso ad una serie praticamente, diciamo, quasi infinita di convenzioni e di scontistiche. La cosa bella è che non ci sono solo grandi realtà, quali il Teatro San Carlo, il Teatro Stabile, il Teatro San Ferdinando, il Teatro Bellini, il Modernissimo, il Museo di San Gennaro, la Fondazione Pio Monte della Misericordia e tante altre istituzioni belle, ma ci sono anche piccoli artigiani, piccole realtà, dal meccanico al salumiere, all'ottico, al pasticcere, al ristorante, alla scuola d'inglese, alla scuola dell'infanzia. Oggi Sì Turista della tua città diventa una vera e propria start-up economica, quindi oltre che un progetto culturale per la città, e presenteremo con il patrocinio del Comune di Napoli all'interno di un appuntamento del Giugno Giovani una card che è una vera e propria chiave per aprire tantissimi luoghi culturali della città, la rete dei teatri, la rete dei siti monumentali, ma anche per vivere la città di Napoli attraverso luoghi dell'economia e quindi punti vendita commerciali, della ristorazione, della logistica. Basta tesserarsi e proprio in linea con, insomma, i nostri valori, le nostre idee, una carta, una tessera con i nomi che abbiamo noi, insomma, tra le collaborazioni, costerebbe molto. Invece noi l'abbiamo reso praticamente fruibile e accessibile a 30 euro l'anno. Per noi è un po' un sogno che si realizza, perché oltre a fare eventi, oltre a fare accoglienze, riqualifiche, visite guidate ed una serie di eventi per la città, finalmente costruiamo un percorso trasversale, ci dà la possibilità comunque di essere ancora più presenti in città con bellezza e serietà.